Buon punto per l'Ovidiana Sulmona contro il più quotato San Salvo. I biancorossi hanno dato prova di grande carattere, reagendo bene alla mancanza ancora di un allenatore e alle defezioni odierne con le assenze di Coletti, Zimei e Cardile, insieme alle non perfette condizioni di Edoardo Cucurullo, che entrerà alla mezz'ora della ripresa. Nei sansalvesi il tecnico Alfredo Castellano, costretto a rinunciare nuovamente a Gabriel Petre alle prese con un infortunio da alcune settimane, schiera il 4-3-3 con terminali offensivi da Alessandro Molina, l'ex del Sulmona Marcos Bolzan. Per i sulmonesi 4-4-2 con i Sotti e Voli in attacco e con il classe 2001 Davide De Vincentis all'esordio dal primo minuto. Si parte agli ordini di Riccardo Galasso della sezione di Ciampino e con il sostegno sugli spalti delle due corrette tifoserie. All'inizio prova a fare la partita il San Salvo, che al quarto d'ora fa registrare un tentativo dalla destra di De Vivo. L'Ovidiana Sulmona cerca di sfruttare alcune ripartenze al 18° e provvidenziale la chiusura in angolo di Di Crescenzo, che anticipa Federico. Il primo tiro in porta c'è un minuto dopo con Carlo, che non causa alcun problema di Imperatore. Al 25° la risposta del Sulmona con una conclusione in area di volo terminata di poco a lato. Alla mezz'ora va evidenziata una giocata ammirevole di Yusuf Baci, che ruba palla a Bolzan e verticalizza per volo, ma l'offensiva viene stoppata da Galier, che ferma l'attaccante e viene ammonito con i Peligni che lamentano il fallo da ultimo uomo. Allo scadere del primo tempo si mette in evidenza il Baby De Vincentis, che prova la giocata in area e fa partire un diagonale con la palla che finisce in out. Nulla di particolare negli istanti iniziali della ripresa, con un tiro fuori misura di Carlo e sull'altro fronte un'iniziativa dalla distanza di Antonio Cucurullo. Al quarto d'ora, primo cambio del match, conclude con una buona prestazione il suo esordio Davide De Vincentis, che cede il posto a Bianchi. Sciala dalla destra prova a mettere in mezzo, ma la difesa ospite riesce ad allontanare. Stafa al posto di Triglione e la prima sostituzione effettuata da Castellano. L'Ovidiana Sulmona ci prova con una punizione, battuta di Sotti e colpo di testa di Del Conte, ma Sciala viene chiuso in area. Al 26° si rende insidioso il San Salvo, che riesce a partire bene con Bolzan. C'è poi un tocco di prima per Molino, che dentro l'area prova a battere Imperatore, spedendo di poco al lato. Subito dopo un cambio per parte con il Sulmona, che tenta la carta Edoardo Cucurullo al posto di Sotti. Nel San Salvo esce Bolzan ed entra Di Pietro, mentre 6 minuti dopo la vacca al posto di D'Alessandro. Al 35° invece nel Sulmona c'è spazio per Lorenzetti ed esce Buono. 41° minuto, l'Ovidiana Sulmona va vicina al gol, punizione di Antonio Cucurullo e colpo di testa di Federico con palla a fil di palo. Al 90° Edoardo Cucurullo su punizione chiama alla respinta Cialdini. Finisce 0-0 tra gli applausi dei sostenitori di casa per la prestazione alla pari contro il San Salvo, che riesce a mantenere la quarta posizione in classifica. Valdo Lerza, il direttore sportivo dell'Ovidiana Sulmona, al termine di questo pareggio una bellissima prestazione da parte della squadra, che ha avuto anche le sue occasioni per poter vincere questa partita, quindi non si può che essere soddisfatti di questa prestazione. Sì, veramente siamo molto soddisfatti della prova dei ragazzi, hanno interpretato la partita così come gli abbiamo chiesto. Sapete tutti quanti che siamo ancora in via di ricerca del nuovo mister, quindi i ragazzi con grande senso di responsabilità sono entrati in campo, hanno dato tutto contro la squadra che dopo Lanciano è la squadra più forte del campionato. Per cui io veramente vorrei approfittare di questa occasione per elogiare e ringraziare questi ragazzi, che ancora una volta hanno dimostrato di essere splendidi e hanno confermato che le nostre scelte a luglio e agosto sono state le scelte giuste. Castellano, soddisfatto di questo pareggio oppure si aspettava qualcosa di più dalla sua squadra? Ma potevamo fare qualcosa in più, soprattutto il primo tempo. Secondo tempo invece il Sulmona è rientrato con una verve diversa, è stata una bella partita da parte di tutte e due le squadre, combattuta soprattutto al centrocampo. Non ci sono state grosse occasioni e noi abbiamo fatto un po' pochino per vincere la partita. Abbiamo incontrato una squadra che ha battagliato su tutti i palloni e sicuramente il campo non ci ha aiutati per quello che possiamo fare noi a livello tecnico. Forse avevamo qualcosina di più di loro a livello tecnico, ma il campo ci ha un po' penalizzato. Si sente l'assenza di Petra? Ormai da quanto tempo che manca? Beh, si sente perché sono
quattro settimane. Si sente perché essenzialmente poi perdiamo anche un uomo a centrocampo che è Bolzan, che ho spostato in avanti per dare qualcosa di più tecnico lì davanti, però non è quello, il problema è che dobbiamo crederci un pochettino di più e soprattutto essere un po' più spigliati, un po' più presuntuosi fuori casa. Obiettivo sempre il raggiungimento dei play-off. Obiettivo è il secondo posto assolutamente, questa squadra è capace di vincere con chiunque, perdere anche con chiunque, ma se ci mettiamo la testa da qui fino alla fine io penso il secondo posto possiamo raggiungere. Sulmona come l'ha visto? Sulmona ho visto una squadra organizzata, ben organizzata, fisicamente veramente tosta. È una squadra che è messa bene in campo e che ha dato tutto fino alla fine, secondo me può ambire anche qualcosa di più della salvezza. Raccontiamo la settimana che ha preceduto questa partita, sicuramente non facile perché nessuno si aspettava questo cambio tecnico, non era previsto il cambio tecnico. Allora sì, vabbè, insomma, ormai questa è una storia che comincia a diventare vecchia, abbiamo già parlato, il nostro allenatore ci ha abbandonato il sabato prima della partita e quindi sono 8 giorni che noi diciamo siamo senza una guida. Anche oggi diciamo io ho cercato di dare così un aiuto alla squadra, però proprio per questo motivo sottolineo il grande senso di responsabilità di questi ragazzi che invece si sono comunque allenati durante la settimana con molto impegno e oggi hanno giocato anche per la società, perché giustamente quando il gioco si fa duro, come si dice, i duri cominciano a giocare e loro hanno dimostrato di essere dei duri. Da sottolineare l'esordio dal primo minuto di De Vincentis, classe 2001. Sì, ecco, noi come sapete l'anno scorso siamo stati premiati come la seconda squadra tra tutte e due gironi di promozioni con i ragazzi più giovani. E quest'anno forse riusciremo a fare ancora meglio perché stiamo facendo giocare tantissimi ragazzi, 2001, 2000, e di questo siamo molto orgogliosi. Però ecco, vorrei sottolineare quindi che De Vincentis tra l'altro ha fatto una gran bella partita, ma vorrei sottolineare che oggi la squadra ha giocato veramente bene, ha tenuto molto bene contro il San Salvo che, ripeto, dopo il Lanciano è sicuramente la rosa più forte che c'è in questo campionato. E se andiamo a esaminare la partita, noi abbiamo avuto 4 nitide occasioni da gol, il San Salvo forse ne ha avuta una, insomma, non di più. Alla fine sembrava proprio che dovevamo metterla dentro, siamo stati un po' sfortunati, però siamo contentissimi lo stesso di questa prestazione. Per il nuovo allenatore? Quando si dovrà attendere ancora? Ecco, noi veramente stiamo ponderando bene la situazione perché questi ragazzi meritano una persona per bene, per cui stiamo ponderando e valutando la scelta, la futura scelta, ma speriamo che per martedì ci sarà il nuovo mister.